saluto il sindaco e saluto particolarmente con grande ammirazione tutti gli amici del forum che hanno voluto esprimere la bellezza e il significato della famiglia in questi giorni di riflessione, direi anche di fraternità, e particolarmente stasera con la preghiera comune. Avete ascoltato il Vangelo, il cosiddetto Vangelo del ricco e del povero Lazzaro. Mi chiedevo, chi è Lazzaro? Lazzaro vuol dire, tradotto, amato da Dio. Questo Lazzaro, stasera vorrei che diventasse ogni famiglia della nostra Chiesa, che prendesse consapevolezza ogni famiglia dell'umanità di un'esperienza simile a quella di Lazzaro. La famiglia è come un povero davanti alla porta dei palazzi, un povero davanti alla porta delle nostre chiese, un povero da parte, direi, che nessuno vuole più considerare e che va in cerca di alcune risposte, povero alle porte dei palazzi delle nostre istituzioni, un povero che vaga, va in giro e diventa sempre più incapace di esprimersi e di far riconoscere le proprie esigenze, i propri diritti, oltre giustamente che riconoscere i propri doveri. Insomma, io guardo la famiglia oggi come una famiglia che si sente indebolita, ma senza la famiglia non possiamo vivere, e senza la famiglia c'è la distruzione dell'umanità. Avere questa consapevolezza vuol dire andare sempre controcorrente. Tra voi, in questa città, ci sono esperienze meravigliose di vita familiare e di vita coniugale. Ci sono delle meravigliose coppie che sprizzano e spruzzano, direi, entusiasmo e gioia per il loro amore. Allora, stasera vorrei chiedervi, interroghiamoci, perché nella nostra città non si ama la famiglia? Perché tante nostre famiglie sono nel dolore, nella sofferenza, nella solitudine, nell'emarginazione, in una disunione che spaventa, che smarrisce e che uccide il senso della dignità di ogni persona, toglie la dignità all'uomo, a tutto l'uomo? Stasera la nostra preghiera vuole diventare una consapevolezza e un impegno. Camminiamo nelle nostre case, vediamo nelle nostre case tante problematiche, tante prove, tante difficoltà. Credo che non tutto va risolto con la nostra intelligenza, ma tutto può essere affrontato con le ragioni del cuore. Noi, se siamo credenti, dobbiamo pensare che Gesù passa ogni mattina, ogni giorno, ogni sera per le strade della nostra città ed entra nelle nostre case. E allora nelle nostre case troviamo persone deboli. Quanti bambini nella nostra città soffrono di malattie molto gravi, ma le famiglie sono sole, eppure gli amici tante volte diventano estranei al tempo della malattia di tanti nostri bambini. E allora c'è la delega all'ospedale, c'è la delega
a chi può curare meglio a distanza, ma credo che il cuore, che l'amore non si debba mai delegare davanti alla malattia di un bambino. E poi guardiamo i nostri giovani nelle nostre case, giovani che non sanno a chi aggrapparsi, che nei genitori non vedono dei modelli di vita, ma tante volte i genitori sono il disorientamento e lo smarrimento più totale dei loro figli. Basta dire che molti genitori vogliono anche negli abiti seguire la moda dei loro figli e tante volte gli amici dei figli diventano gli amici insostituibili dei genitori, i nostri ragazzi, soprattutto i ragazzi adolescenti, ma direi ancora di più i bambini, i ragazzi delle scuole medie. Se passate per il CERT di Foggia, allora potete chiedere chi è che beve alcolici in maniera più abbondante, e dalle statistiche potete vedere che i ragazzi delle nostre scuole medie consumano alcol in abbondanza. Questo che cosa vuol dire? Che allora la famiglia ha bisogno di diventare ciò che è, di diventare famiglia. Se guardiamo poi ai giovani adulti senza lavoro e senza una speranza, che diventano persone smarrite, persone inquiete, persone che devono aggrapparsi non si sa a che cosa, e tante volte il buio della depressione, dello scoraggiamento, oppure addirittura la via della illegalità, la via della corruzione come soluzione al problema della mancanza del lavoro o dell'impegno di studio o dell'impegno di una formazione per avviare il futuro della loro storia di vita. E guardiamo i nostri adulti, genitori che si sentono falliti, ma che in realtà non lo sono e non lo saranno mai. Genitori che hanno timore di far dispiacere i figli, genitori che rovinano i figli promettendo quello che non si può avere nel contesto storico della società odierna, genitori che non dialogano, genitori che non si impongono, genitori che lasciano correre, genitori che non si preoccupano se non di loro stessi. Il centro della famiglia allora sono tutti i membri, non possono essere i vizi o i pregi oppure gli interessi. Prima delle persone, purtroppo, abbiamo messo i nostri desideri e la realizzazione dei nostri sogni. E guardiamo i nostri anziani, tante volte dimenticati nelle case di cura, ma l'anziano ha bisogno di vivere e di morire laddove è nato e laddove ha fatto storia della propria famiglia. Nonni, meno male che ci sono, che portano avanti le preoccupazioni e le spese dei loro figli che ormai non hanno più lavoro. Nonni che sono un po' dei giganti perché mettono la memoria davanti a tutti quelli che oggi vogliono improvvisare la storia e la vita. I nonni, i nostri nonni che hanno bisogno di un grande affetto, e noi a questi nonni difficilmente riconosciamo attimi di bontà, attimi di tempo, soprattutto quando per l'età la malattia diventa inguaribile. Quanti di noi allora possono dire che nelle loro famiglie non ci sono dei Lazzari, cioè la moltitudine di Lazzaro che abita dentro le nostre case, e noi che fuggiamo anche dalla paura quasi di essere contagiati dalla tristezza della malattia? E allora credo che, come Gesù ci ha detto nel Vangelo, Lazzaro è il suo amico preferito. Lazzaro
è un nome che viene dato, e difficilmente nel Vangelo di Luca le persone vengono chiamate per nome. Il ricco non ha nome perché si identifica con la sua ricchezza, con la sua soddisfazione di vita, con la sua banalità di esperienze. Non ha degno dignità di nome perché ha preso al posto della sua persona tutto quello che è temporaneo e non costruisce un dialogo, una relazione. Quanti Lazzari ci sono nelle nostre case? E a che serve allora amare il Signore se non amiamo la carne della sua vita, che è nelle persone che hanno bisogno, nelle persone che sono più deboli, nelle persone che sono più fragili, nelle persone più dimenticate, nelle persone violentate, nelle persone offese per la loro dignità? Noi dobbiamo scuoterci. Se vogliamo andare avanti, difendiamo le nostre famiglie. Non saranno le leggi a custodire la famiglia come nel progetto di Dio, ma sarà l'esempio, la testimonianza di tante famiglie come le vostre, che alla scuola del Vangelo e seguendo l'insegnamento di Gesù possano contagiare di speranza e di bellezza futura le nostre verità personali e familiari. E allora coraggio. Stasera vorrei dirvi di avere una cultura familiare che sia una cultura di vicinanza. Non abbiamo denaro, non abbiamo lavoro, non abbiamo tutto quello che ci chiede una borghesia dei nostri giorni, non abbiamo nulla tante volte, si dice neppure gli occhi da piangere, ma abbiamo una grande ricchezza, abbiamo un cuore. E credo che stare vicino ad un altro membro della famiglia con un sorriso, stare accanto all'altro con una carezza, esprimere un po' di delicatezza, mettere della tenerezza in più, la semplicità di un gesto, l'ospitalità dentro il cuore, il darsi la mano e un abbraccio, chiedere scusa, come ci dice Papa Francesco, dicendo grazie per tutto quello che riceviamo. Tutto questo, i piccoli gesti, fanno la famiglia cristiana. Stasera diciamo al Signore che vogliamo vivere una vita di famiglia come nel disegno di Dio. E la sofferenza che attraversa tante famiglie della nostra diocesi certamente porterà i suoi frutti. Quante persone separate che vivono il dramma della lontananza, quanti figli che stanno venendo su senza avere un riferimento di vita familiare e coniugale e saranno smarriti nella società di domani, quanta cultura di morte, tante volte tutto quello che è legale non sempre risponde alla morale evangelica. E allora dobbiamo veramente cambiare strada ascoltando il Maestro Gesù. Quanti Lazzari nelle nostre case. Non stancatevi di abbracciare le persone più deboli, le persone che più sbagliano, le persone che hanno il vuoto interiore, le persone che sono dimenticate, le persone che non sono più efficienti, ma che non sono deficienti, le persone che non possono darci quello che noi vogliamo. Al centro del nostro pensare mettiamo il noi, togliamo questo egoismo, questo io. Dobbiamo decentrarci, non l'io al centro, ma la famiglia al centro, e togliamo queste forme di indifferenza. Quanti genitori non permettono ai figli di guardare anche il volto dei nonni che sono morti? Quanti genitori evitano ai loro figli di andare a una visita in ospedale per non farli impressionare? E tutto questo è sbagliato,
quanti genitori non invitano ad un'esperienza di relazione anziché di connessione. Oggi tutto è virtuale e anche la formazione della scuola non può essere disattenta alla bellezza di un nucleo familiare, di un cammino di unità familiare. E allora l'uomo vero, l'uomo nuovo, nasce dalla grazia di Dio. Non abbiate paura di parlare della famiglia cristiana. Non dobbiamo vergognarci di andare controcorrente. I veri cristiani saranno sempre di meno, ma non importa. Non è il numero che fa la vita cristiana, ma è la coerenza ai valori evangelici. Dobbiamo diventare sempre più pochi per essere seme, perché è il seme che dà frutto, ma non è la confusione, l'appiattimento, il deserto dell'animo, la solitudine della storia che darà risposte alle nostre famiglie. Allora stasera diciamo al Signore che ci aiuti: famiglia, diventa ciò che sei, secondo il disegno e il sogno di Dio. Voi famiglie che siete aggrappate a Gesù, testimone della fede, diventate protagoniste con delicatezza, con amore, con passione, protagonista nella vita di tante altre famiglie che sono in difficoltà. Non giriamo le spalle a nessuno, anche a coloro che hanno fatto scelte familiari diverse. Stiamo accanto a tutti, senza timore, ma doniamo sempre il volto bello del Vangelo dell'amore, il Vangelo della famiglia. L'amore è veramente la gioia più grande che vive Dio quando è realizzato in tante coppie, in tante famiglie. E anche per i nostri giovani fidanzati diamo sempre un esempio di speranza. Le famiglie non sono delle fotocopie. I figli hanno bisogno di crescere secondo la vocazione che Dio dà a ciascuno. Non ostacoliamo mai il cammino delle giovani coppie. Riunitele più spesso, se potete. Diventate garanti della loro fede. Abbiate cura di avere rapporti di semplicità e di amicizia. Crescano queste cellule di famiglia, perché una chiesa oggi ha bisogno di essere famiglia di tante famiglie. E allora è bello stare qui con voi e dire grazie al Signore, perché dall'eterno e per l'eterno ci ha dato una famiglia che ci ha fatto essere persone. Sì, perché senza l'altro non si può recuperare la propria dignità. Senza che un figlio abbia la madre o che la madre veda un figlio, né il figlio né la madre diventano persone. L'altro allora non è per me un pericolo, l'altro non è un nemico, l'altro non è un estraneo. Ognuno di noi in famiglia si guardi come fratello, più di un fratello, più della consanguineità. La fede ci rafforza nel rapporto interpersonale. In famiglia non possiamo essere estranei, non possiamo essere vicini, perché i vicini possono non amarsi, ma siamo figli dello stesso padre, e che qualche volta questo padre ci ricorda di orientare la vita in un altro modo, ma ce lo dice con grande serenità e con misericordia. Abbiate queste riflessioni nella mente e nel cuore, e io credo che in questa nostra Chiesa le famiglie belle, le famiglie positive, le famiglie che si amano sono tantissime e sono un tesoro nascosto che deve essere portato alla luce. La luce, dice Gesù, non si nasconde sotto il letto, ma si mette sul candelabro perché possa far
luce a tutti coloro che sono nella casa. Famiglie, grati al Signore per il vostro amore, per i vostri figli, per la storia della vostra coniugalità. Continuate a generare testimonianza in famiglie che sono lontane, ma che hanno tanta nostalgia di conoscere l'amore e di vederlo testimoniato nel cammino quotidiano. Ecco, mi pare che questo è il senso religioso, evangelico della famiglia, e allora con Papa Francesco vogliamo ringraziare il Signore, perché il sogno di Dio è che l'uomo e la donna, i figli, siano una famiglia e lo siano per sempre, in maniera indissolubile, in maniera sana, in maniera pulita, in maniera generosa. Chi è l'altro per me? Posso dire, l'altro è famiglia. Chi è Lazzaro che bussa stasera alla porta della nostra indifferenza? È la nostra famiglia, sono le famiglie. Apriamo il cuore. Non ho né oro né argento, ma quello che ho te lo do. Così dice Pietro allo storpio del Tempio. Che cosa dà? Dà amore. E allora diamo sempre amore, anche quando questo amore viene frainteso, viene offeso, viene umiliato, viene violentato, viene distrutto, non importa. Chi dà amore è una persona che si dà amore. Chi fa male alla famiglia fa male a se stesso e deve certamente dare conto a Dio. La Madonna, madre e regina di ogni famiglia, preghi per noi e preghi per noi, così sia.